Secondo me quello rimane incatenato lì fino al mondiale del Qatar. Non si muove. Sì, no, io Non lo fanno muovere. su questo e ti dico pure uno scambio Arthur-Lautaro, magari ci cascano, ma significa che veramente sono cascati dentro una rete e hanno No, battuto la no, no, lo testa. scambio no, però No, magari. scambio intenso, gli dai la Ah! differenza, però insomma, Ma me cioè, la vedo come dire, ti complicata. ripeto, significa che sono caduti dentro una viglia e hanno sbattuto, perché insomma non me la Sì, spiegherei diversamente. sa, significa che forse c'hanno, significa che forse il giocatore poi gli chiede che vuole proprio andare via, insomma. Cosa che ancora non ha fatto, sia chiaro, eh. Poi un giocatore, si vede anche questa differenza tra lui e Icardi, e personalmente a me questa cosa va bene se devo pensare che possa diventare un giocatore del Barça, insomma, anche il comportamento che sta avendo, Beh, la serietà è esatto, decisiva, a quei livelli è decisiva. esattamente. Va bene, ragazzi, grazie, vi devo lasciare, è stato Ma un piacere, grazie ci sentiamo la settimana prossima, a te. Grazie a voi. scaldate i motori perché poi dalla settimana prossima con il ritorno anche della Giusi ce ne abbiamo anche di argomenti, Todibò, chissà che fine farà Todibò, E dicono che Rakitic che ha lanciato l'amore al Siviglia, noi lo sapevamo già questa cosa, il primo che venderanno è vedremo, Todibò. vedremo, vedremo. Dicono. Già, Buonanotte a Giuseppe Ortu e Giovanni Cardarello. Buonanotte Massimo, buonanotte Giovanni, buonanotte a tutti voi in studio, grazie. E Giovanni, Io un mi bacione accodo, a Giulio, come al solito. grazie, grazie Alberto. E io ovviamente saluto Maxi, Giuseppe e Alberto e soprattutto chi ci ha ascoltato. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Buonanotte, Buonanotte, ciao buonanotte. Alberto. Allora Alberto, siamo in grande ritardo, però questa sera era così. Siamo tornati. Ivan Verzelloni che ci scrive con il cuoricini Blaugrana. Presto e bravi per la bellissima iniziativa che è legata ovviamente alla possibilità di fare le maschine della Peña Blaugrana Roma, poi da vendere e a devolvere il ricavato al Lazzaro Spallanzani e all'Istituto di Ricerca contro il Covid-19. E ovviamente ci manda un abbraccio. Poi comunque Ivan lo sentiamo spesso. Allora andiamo nella pausa, Grazie. Alberto, che è tardissimo, è tardissimo, è tardissimo. Ci abbiamo Maurizio Cravello e Sergio Leonetti perché dobbiamo sapere, capire che succede nelle altre sezioni del Barça, nel basket, nella pallamano, nel calcio femminile e poi la grande serata dedicata alla Peña Blaugrana di Bologna e poi un collegamento non può mancare da Barcellona. Andiamoci a sentire però, caro il mio Alberto, Alberto il Flaco Polinori, ci andiamo a sentire una bella canzone di una giovane cantante catalana, Beth, Tempo di cambi, in italiano, insomma, la mettiamo. No, non è la canzone italiana, io lo dico in italiano, giustamente, però l'ascoltiamo questa brava e simpatica e carina cantante catalana, che poi Alberto rientriamo subito, non ti Ok, addormentare, no, ci pensa addormento. al grande Gardel, A Gardel. a Gardel che era lì negli anni 20 a guardare il grande Barça degli anni 20, Eh sì, un grande, un grande. vabbè, uno dei grandi musicisti, diciamo argentini, perché non era nato a Tolosa, a Francia, però. Esattamente. Però ha cresciuto in Argentina, è stato il più grande cantante di tango di Esattamente. tutte le epoche. Temps de canvis deia el vent. Avui assegut en el balcó un vespre més, mirant com el temps, com sempre va perdent el temps. Mai no n'aprendrà però què li vols dir? Pobre temps. Ho fan temps de canvis però no hem de tenir por. És un temps de canvis que em porta de millors. Bufant temps de canvis, de mirar-se a l'esquena i comptar una a una les ferides d'aquests anys.
Eccoci che siamo ritornati in diretta con le note del gladiatore, caro Alberto, perché ci avviciniamo all'undicesimo anniversario della finale di Roma 2009, ma c'è stata quella di Wembley di Wembley del 92, anche quella di Parigi, insomma, con il nostro grande Belletti. Ma andiamo nel Canton Ticino. Sergio Leonetti, buonasera. Ciao Massimiliano, ciao Alberto, ciao. E ciao Maurizio, che è in onda anche lui. Eccolo Maurizio Gravello da Torino, della Peña di Torino. Ciao Maurizio. Ciao a tutti, buonasera ai radioascoltatori. Ciao Sergio. Allora, come annunciato prima della pausa musicale, che succede alle altre sezioni del Barça? E cominciamo ovviamente dalla, non me ne voglia Sergio, insomma, ma insomma dalla quella più importante dopo il football, che è il basket, che poi quest'anno ci sta facendo emozionare. Maurizio, che succede? Sì. Che succede con la prima squadra allora, del basket? Ci sono tre notizie. Allora, il 25 di maggio l'Eurolega deciderà se e come riprendere e con quale formato chiudere la stagione. C'era stata anche una notizia che per esempio Belgrado si era proposta avendo grande ampiezza di palestre, anche Novi Sad essendo vicino a Belgrado, tanti alberghi, di poter gestire un mega playoff per chiudere l'Eurolega, però non c'è ancora niente di definito al 100%, se ne discuterà credo il 25 di maggio. Per quanto riguarda invece il campionato, cioè la Lega Endesa, si sta andando verso una finale a 12 in sede unica, cioè le prime 12 del campionato si giocheranno un mega playoff anche lì, probabilmente o alle Canarie ad Andorra, dove verrà poi stabilito, faranno un mega torneo e anche lì vedremo come andrà a finire, però questa mi sembra che la data per la decisione finale sarà il 31 di maggio. E invece c'è una notizia di mercato che non dico che ha lasciato proprio così interdetti, però c'è stata, nel senso che Delaney, uno dei giocatori delle guardie del Barça, ha deciso di non tornare dagli Stati Uniti e per cui Pesic non è che ci abbia pensato su due volte, ha detto allora se non vuoi venire stattene a casa che non abbiamo bisogno di te. Ci sono state prima delle illazioni, poi delle conferme, nel senso che diciamo che Delaney ha cercato di fare un po' il furbo, nel senso che ha detto io sì vengo, però visto che si protrarrà oltre il 30 di giugno la stagione, io voglio un rinnovo di un anno di contratto. E penso gli ha detto no, amico, tu avevi il contratto fino a fine stagione, a fine stagione vuol dire che tu giochi con il tuo contratto fino a fine stagione, dopodiché se ne riparlerà anche rispetto a come giochi finale di stagione. Sta di fatto che bene o male, detto, se non ti sta bene stai pure a casa, ed è finita così. Non c'è più Delaney, però anticipo che si sono tornati in squadra a pieno ritmo sia Urtel che Pangos, che non è poca cosa, perché ricordiamo che erano i due playmaker sulla carta titolari del Barça di quest'anno e non hanno praticamente mai giocato. Vabbè, sono rimasto un po' così sconcertato dal fatto che l'americano non è voluto tornare. Ma sai, lì sugli americani, devo dire la verità, io li conosco molto bene perché ci ho vissuto un sacco di tempo negli Stati Uniti. Sono un po' particolari, nel senso che loro cioè, dimentichiamoci la questione attaccamento alla maglia, cioè loro sono attaccati alla professione con la P maiuscola, io gioco, tu mi dai i soldi. Soprattutto nella pallacanestro c'è una mentalità, un attaccamento alla maglia quasi zero, e devo dire che Delaney ha fatto l'americano, cioè ha cercato di fare il furbo col suo agente, ma non ha trovato il pesce di turno, cioè Pesic
a più di 60 anni, ne ha quasi 70, ma navigatissimo nel basket, e ho detto senti, perché avrebbe innescato poi a catena delle, secondo me, dei malcontenti anche nello spogliatoio, perché certo. se rinnovi Delaney prima della fine della stagione tutti gli altri a scadenza dicono ma scusami, cioè perché lui è tornato, perché l'avete già rinnovato il contratto e noi no? E quindi secondo me è stata presa la decisione giusta. Devo dire che in tutta sincerità Urtel in forma non fa rimpiangere Delaney. Benissimo. Insomma, l'americano voleva fare proprio il furbo, eh? Sì, ma tramite, sai, gli americani loro vanno a giocare e delegano tutto ai loro agenti. Gli agenti sono di questa pasta qua, cioè se gli dicono il telefono, gli dicono senti, parti, è tutto a posto, non partire, tu non giochi, e su queste cose loro non si smuovono, cioè non è che puoi cercare di entrare in un legame affettivo, queste cose qua, cioè proprio professionismo, punto e basta. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, per carità, sia chiaro, professionismo è giusto, però insomma, poi certo. Però, ecco, alla base lui non ha ragione in questo caso, perché lui non ha ragione in questo caso, perché comunque lui doveva avere il contratto per finire la stagione. E quindi il Spezia gli ha detto attenzione, tu hai firmato per una stagione, se poi questa viene protratta per causa di forza maggiore non è colpa nostra, non è colpa tua, però tu giochi oltre il 30 giugno. Lui invece ha storto il naso, dice, oltre il 30 giugno il suo agente ha detto noi non giochiamo, allora Spezia ci ha detto allora fai che neanche venire e ci risparmiamo i soldi per cui alla fine del tuo ingaggio. Senti, una curiosità, ma insomma una tua opinione personale, ma secondo te con un altro manager al posto di Pesic, cioè come andava a finire la cosa? Si poteva trovare un compromesso, ma non so se avrebbe fatto bene poi alla squadra. Beh, certo, questo è quello il problema. Certo. Cioè, sì, i compromessi vanno bene se poi vengono accettati da tutto il gruppo. Tu pensa che praticamente anche c'è un problema simile nella pallacanestro rispetto al calcio, dei giocatori che vogliono ridurre, cioè che si riducono lo stipendio, chi non lo vuole. Tu pensa in una situazione del genere se tu rifirmi un giocatore che non